17:08 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo chiaramente di quanto emerso ieri dal Consiglio dei Ministri, ma non su quello che sta facendo molto discutere la politica, non solo, mi riferisco ai test psicoattitudinali per i magistrati, né della patente. La patente in realtà è passata, la riforma della patente e del codice della strada, per essere più precisi, è passata alla Camera e va al Senato. No, mi riferisco soprattutto alle novità emerse abbastanza sorpresa, perché da quello che si è capito il tema bonus all'edilizia, super bonus ma non solo, è stato portato in Consiglio dei Ministri senza che fosse annunciato, almeno a noi non risultava, tant'è che oggi vedo che c'è una dichiarazione anche di Forza Italia che dice alcune modifiche potrebbero essere effettuate in tema di super bonus, e ne parleremo ancora, parleremo soprattutto di quello perché riguarda da un lato quello che è un carico molto molto alto sulle casse dello Stato, stimato in 150 comunque miliardi. C'è lo stop finale alla cessione dei crediti. La fretta che alcuni giornali oggi mettevano in evidenza può essere dovuta proprio al fatto che, e qui c'è tutto il tema della Ragioneria Generale, è stato completamente sottostimato l'impatto che avrebbero avuto sui conti pubblici i vari crediti d'imposta accumulati. Quindi viene bloccato il meccanismo della cessione dei crediti d'imposta, definite norme che hanno avuto effetti devastanti dal ministro Giorgetti, che fanno molto male a me e a tutti gli italiani. Sostanzialmente viene eliminato ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie che ancora lo prevedevano. Gli è stato chiesto anche se qualcuno, se diciamo questa eredità mal calcolata mette a rischio il ruolo di Biagio Mazzotta, che è appunto il ragioniere generale dello Stato, e Giorgetti ha detto non è questa la sede per decidere, ma le misure di monitoraggio introdotte ora dal decreto dimostrano che quelle norme sono nate in modo scriteriato, e ne parleremo. Quindi la paletta allo stop si alza per la cessione successiva alla prima dei crediti d'imposta, perché anche qui, come ha detto Giorgetti, abbiamo iniziato a vedere a registrare utilizzi fraudolenti. Andranno a cercare le frodi non solo verso le aziende, ma anche verso le banche e le società che acquisiscono i crediti, che dovranno rispondere con la responsabilità solidale in caso di concorso nella violazione di, ripeto, Forza Italia ha già fatto sapere che in Parlamento si potrà migliorare, ma insomma questa è la novità più forte sul fronte economico. E la spesa totale vola verso i 150 miliardi, anche perché questo sta ipotecando le prossime manovre finanziarie, e perché li stai scaricando nei prossimi anni. Attenzione, perché questo tema va a legarsi a un altro tema che affronteremo, e cioè le previsioni per la crescita economica in corso, dell'anno in corso. Perché lo dico? Perché abbiamo visto già le stime di Standard & Poor's ieri, oggi c'è stata Prometeia che ha rivisto leggermente al rialzo, più 0,7% il PIL quest'anno, che è una buona notizia, perché Prometeia era l'istituto che aveva una stima tra le più basse in assoluto per la crescita quest'anno, era lo 0,4 precedente, nel rapporto di dicembre. Il punto è che lo 0,7 è ancora ben distante, quasi la metà rispetto all'1,2% di crescita del PIL messo in finanziaria, e questo va anche a mettere un'ipoteca, un dubbio forte su quello che sarà il deficit quest'anno. Il rapporto deficit-PIL dovrebbe essere al 4,3%, con un PIL all'1,2%. Faccio notare che già il deficit stimato per l'anno scorso al 5,3% è risultato ben più alto, e questo è effetto del super bonus calcolato male, cioè dal 5,3% di deficit in realtà andiamo a chiudere al 7,2% di deficit, e qui c'è, ci sono dei costi più alti per lo Stato, non un PIL che è cresciuto meno, ma è un rapporto deficit su PIL, è un deficit che è aumentato per via dei
crediti d'imposta. Il problema è che se quest'anno il PIL dovesse crescere dello 0,7 e comunque meno dell'1-2%, al di là di un aumento nominale del deficit, tu avrai una diminuzione nominale del PIL, quindi il rapporto è comunque destinato a salire, a meno che non si faccia una manovra correttiva. E di questo parleremo in apertura, però faremo un bilancio anche dell'edizione del Festival Città d'Impresa che abbiamo seguito come Radio 24, abbiamo seguito anche con dirette, con appuntamenti, perché sono emerse delle indicazioni e delle preoccupazioni molto concrete, anche perché il Festival, diciamo, coinvolge imprese abbastanza agili nel senso dimensionale del termine, entro i 500 milioni di euro di fatturato, quindi non sono grandi imprese, grandissime imprese, e da lì ci sono arrivate preoccupazioni sulla Germania, ma non solo, ma anche opportunità, diciamo così. Era tanto che non sentivo citare, ma ne parleremo, l'India come mercato alternativo a una Cina che ha rallentato e dove ci sono estreme difficoltà. Ne parleremo fra poco, andiamo subito con le notizie in breve. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, la diretta su chiaramente Facebook, YouTube e anche il canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, i mercati finanziari, giornata che va verso una relativa tranquillità, oggi diciamo più 0,17%. FTSE MIB, qualcuno mi chiede, ma venerdì le borse saranno aperte? No, venerdì le borse sono chiuse, quindi programma in diretta, noi qui siamo venerdì, però le borse sono chiuse venerdì. Oggi, quindi penultima seduta della settimana, più 0,17% Milano, più 0,16% Parigi, Francoforte più 0,47%, Stati Uniti invariati sul Nasdaq, più 0,40% il Dow Jones, più 0,22% lo Standard & Poor's. Come sentite, non ci sono dei dati, degli elementi così forti oggi sui mercati, ci sta anche un po' di calma pre-pasquale. Si consolidano però le attese di un primo taglio da parte della Banca Centrale Europea dei tassi di interesse già a giugno, dopo le parole di Piero Cipollone che è nel board della Banca Centrale Europea. Lo yen è sceso ai minimi in 34 anni sul dollaro, perché ci si aspetta che continui una politica monetaria accomodante, diciamo così, da parte della Banca Centrale Giapponese, nonostante vi sia stato il primo rialzo dei tassi di interesse da non so quanti anni, l'avevamo anche detto. Nei rapporti di cambio, in realtà, euro su dollaro sono stabili a 1,08. Tra i titoli c'è molta volatilità sul Nexi, che era partita bene dopo l'accordo con Unicredit, sulle voci di un accordo con Unicredit, poi è andata, adesso c'è dell'1,20%. Monte dei Paschi, ieri abbiamo dato in diretta la notizia che il Tesoro ha collocato in vendita lampo il 12,5% di Monte dei Paschi per 650 milioni di euro. Il titolo anch'esso oggi aveva aperto debole, perché c'era uno sconto nell'offerta fatta ieri dal Tesoro di 2,5% sulla chiusura di borsa, e il titolo si era chiaramente allineato all'offerta del Tesoro fatta ieri, e infatti è fermo sostanzialmente. L'offerta del Tesoro è stata fatta ieri a 4,15 euro, adesso Monte dei Paschi è a 4,2 euro, siamo a meno 1%, sostanzialmente in linea. Bene.
bene le utilities oggi, tutto in rialzo, A2A più 2%, cito soprattutto A2A, per quello che riguarda i conti, sono arrivati i conti di Lavazza, crescono i mercati Stati Uniti e Regno Unito, ricavi in crescita del 13% per Lavazza, con 13 miliardi di euro, risultato a cui ha contribuito anche l'acquisizione di Maxi Coffee. Per quello che riguarda la quota di mercato globale è aumentata dello 0,3%, cresce del 10% negli Stati Uniti, nel retail dell'8,6% Lavazza nel Regno Unito, del 21% in Polonia, in Italia ha fatto più 6,3%, in Francia più 5,8%. Ci sono dati positivi in tutte le forme, più 15% nelle capsule, più 28% l'e-commerce, più 6 il caffè in chicchi, dove Lavazza ormai al 9% del mercato. Per quello che riguarda invece altri titoli, cito Mediobanca più 1,5, Azimut più 1,20, Steamark Electronics più 1,20, Diasorin più 1,1, Enel più 1,1% in negativo, oltre a quelli già citati, Saipem meno 2,20, Biper meno 2, Prismia meno 2, come invece la Popolare di Sondrio meno 1,60, Telecom meno 1,30%. Non ho mai detto che Lavazza sia quotata, ho solo citato Lavazza come uno dei conti, visto che continuiamo a parlare di bilanci di vari gruppi, e mi interessava perché abbiamo avuto anche ospite Giuseppe Lavazza ai tempi in cui il caffè continuava a salire, non riuscivamo a trovare una spiegazione. Oggi non ci sono novità invece sul fronte cacao, che però viaggia ai livelli record tuttora. Per quello che riguarda il petrolio, siamo a $81,39 al barile, leggermente in calo, meno 0,3% il WTI, 86 il Brent, anche lì meno 0,3. I prezzi continuano a salire sulla rete, benzina self-service a 1,885 euro al litro, gasolio 1,804 euro, gas ad Amsterdam a 27 euro il megawattora, un anno fa era 50. Prezzo dell'elettricità fermo, ormai fermo, sì, 96 euro megawattora il PUN, un anno fa era 138. E poi i dati che riguardano l'area euro, è salito il cosiddetto sentimento economico, che non è un qualcosa di così romantico, è una traduzione a mio avviso anche un po' sbagliata dall'inglese di quello che è la sensazione più che il sentimento. Sentimento è una cosa che riguarda i cuori, gli affetti, così. La sensazione riguarda anche più il cervello. La sensazione, il sentimento economico vuol dire qual è la percezione della situazione economica a livello europeo. L'indicatore è salito nell'area euro a 96,3 punti, è migliorato notevolmente in Francia più 2,6 punti, ma anche in Italia più 1,5, Germania un punto in più, peggiorato nei Paesi Bassi e in Spagna. In Spagna, tra l'altro, la Spagna ha avuto un ottimo dato sulla crescita economica l'anno scorso, il paese che più è cresciuto tra quelli principali, il 2,5%. C'è però ancora un surriscaldamento. Noi sappiamo che l'Italia aveva avuto un'inflazione particolarmente alta rispetto ad altri paesi per via della sua dipendenza dalle importazioni energetiche. Penso a ottobre del 2022, il 10% di inflazione, 16%. E l'ha avuta anche più bassa o più veloce il calo, noi siamo allo 0,8%, proprio perché era molto legato alle variabili energetiche, così come e come sono iniziati a calare i prezzi di energia. Il raffronto febbraio 2024 su febbraio 2023 o gennaio su gennaio 2023 vede un'inflazione crescere solo dello 0,8%, attenzione, era salita però più della media a gennaio e a febbraio del 2023. La Spagna invece aveva avuto un'inflazione in media più bassa di quella italiana, però adesso stenta
non solo a calare, ma è tornata anzi a crescere. Ha fatto più 3,2% l'inflazione in Spagna a marzo e ha preso la bellezza di 0,8 decimi rispetto a febbraio, quindi quando era al 2,4%. Che era 2,8% a febbraio. L'inflazione di fondo è al 3,3%. Ottimo invece il bilancio del Portogallo nel 2023, che ha chiuso con un surplus da record, più di 3 miliardi di euro nel bilancio, pari all'1,2%, che supera l'avanzo conseguito nel 2019. Quindi, e anche il debito pubblico va bene in Portogallo, è al 99%, nettamente più basso di quello italiano, ma anche di quello francese. E quindi è il rapporto più basso debito PIL negli ultimi 14 anni. E qui chiaramente poi molti, chi elogia il premier uscente Costa, dice che è entrata dalla ricetta quella di non aver ascoltato e seguito a suo tempo le imposizioni che arrivavano dall'Europa. Comunque, che al di là dell'aspetto, diciamo, politico, è innegabile che il Portogallo abbia compiuto un'operazione quasi incredibile nel risanamento dei conti pubblici, mantenendo anche un buon tasso di crescita. Allora, alcuni dati sui veicoli elettrici. La Cina è ricorsa all'Organizzazione Mondiale del Commercio perché ritiene che gli Stati Uniti stiano discriminando le importazioni di veicoli elettrici cinesi. Faccio notare però che oggi c'è un bel articolo, un bel pezzo su Sole 24 Ore di Alberto Annichiarico, che dice: attenzione, le esportazioni di veicoli elettrici dalla Cina all'Europa ammontano a 75.000, un calo del 20% nei primi due mesi dell'anno. Questo mentre è in corso un'indagine da parte della Commissione Europea sui sussidi statali che renderebbero più competitive le aziende del Dragone. Allora, potrebbero aver influito i festeggiamenti del Capodanno lunare, però anche perché questo dato stride con un altro dato. La Commissione Europea ha dichiarato di aver riscontrato un aumento sostanziale delle importazioni di veicoli elettrici dalla Cina, con un più 14% tra ottobre 2023 e gennaio 2024. Stellantis e Renault temono un'ondata di nuovi concorrenti, BYD, MG Motors e quant'altro. Le importazioni in Europa dalla Cina sono costituite però soprattutto da auto Tesla, Dacia e BMW, è probabile che i marchi cinesi possano raggiungere l'11% del mercato europeo dei veicoli elettrici nel 2024 e il 20% nel 2027. Cioè, è probabile che si avveri il timore che non solo questa idea del 2035 tutto elettrico non sia realizzabile dal punto di vista delle infrastrutture, le colonnine, dell'approvvigionamento energetico, nessuno mi sta ancora spiegando di quanta elettricità avremo bisogno in più, e non solo di legarsi alla produzione di batterie cinesi, ma che il vero player che va a vendere queste auto e che al massimo vengono assemblate in Europa, al massimo, sia la Cina, che punta soprattutto al 20% nel 2027. Faccio notare che in questo momento la media di auto elettriche sul totale è del 12,5%, ma è del solo 2,5% in Italia. Ieri abbiamo ricordato che in merito alle parole di Tavares, numero uno degli Stellantis, vanno bene le parole, gli impegni, le interviste, e poi volevamo vedere anche il cammello, perché nel frattempo la 500 cinese di Leap Motors va a produrre in Polonia e non si capisce, c'è un esodo, una richiesta di la possibilità di esodo volontario dal lavoro, non si capisce il futuro di Mirafiori. Ho capito che Tavares ha detto
Mirafiori, c'è il progetto Mirafiori Automotive Park con le attività di testing e sviluppo delle batterie e l'area dedicata all'economia circolare. Però io resto al presente, caro Tavares, vedere Cammello vale per il presente. Lo stabilimento, come ha scritto bene oggi Filomena Greco su Sole 24 Ore, sta perdendo terreno sul fronte della produzione delle autovetture, che si è fermata sotto la soglia dei 12.000. Quindi in tre mesi siamo a meno di 12.000 auto a Mirafiori. Se aggiungo il fatto che ieri avete fatto l'accordo con i sindacati per 1.520 uscite volontarie a Mirafiori e che c'è la cassa integrazione a rotazione, che a Cassino ci sono la metà degli impiegati di quando c'era Marchionne, da 5.000 a meno di 2.500. Ci sono uscite, appunto, i potenziali esuberi complessivamente potrebbero arrivare a 2.510, e che Mirafiori ha prodotto l'anno scorso 85.000 auto, cioè il 10% in meno rispetto al 2022, ed è il 2024 è iniziato per Mirafiori anche con livelli più bassi perché finisce la produzione della Maserati Levante e ci sono i numeri in calo sul mercato per la 500 elettrica. La domanda è: va bene le dichiarazioni, ma dove sono i cammelli? Io qua vedo uscita volontaria di oltre 2.500 dipendenti nei vari impianti Mirafiori, Cassino e Prato La Serra. Cassino che ha la metà dei dipendenti che aveva ai tempi di Marchionne, la produzione a Mirafiori che continua a calare dopo il calo già dell'anno scorso. Quindi possiamo capire, al di là delle buone intenzioni, qual è il vero futuro che riservate alla Fiat dentro il gruppo Stellantis e agli stabilimenti a partire da, appunto, Mirafiori, Cassino e Prato La Serra? Dalle sue parole sembrerebbe che sulla mobilità elettrica sia informato poco e male. Guardi, le confermo che non ho mai avuto informazioni concrete e definitive di studi di fattibilità, nessuno qui è contro l'auto elettrica, ma di studi di fattibilità per capire come si fanno, per esempio, a creare le infrastrutture necessarie a luoghi molto antropizzati come sono, per esempio, le città del centro e sud Europa. Un conto è mettere le colonie di ricarica diciamo in Lapponia o diciamo nella campagna danese, altra cosa è metterle a Marsiglia, a Napoli, a Barcellona, magari nelle aree, diciamo, meno di pregio, dove ci sono condomini che tendono a essere densamente popolati. Voglio solo capire, cioè, quante centrali colonnine servono per ogni condominio, voglio capire quanta elettricità serve, e poi vorrei capire, cosa che nessuno mi sta spiegando, se l'industria europea sta compiendo un grandissimo boomerang, cioè creando il cavallo di Troia per un dominio delle auto cinesi, e quindi sarebbe il primo caso in cui l'industria spinge la politica a, diciamo, il tacchino anticipa il Natale, come dicono, anticipa il giorno del ringraziamento, come dicono in America. No, cioè, sarebbe un caso in cui l'industria europea si consegna mani e piedi all'industria cinese con l'avallo della politica europea, dai. Notizie ancora che riguardano l'Italia. Il ministro Giorgetti oggi in audizione in Question Time ha detto due cose. Sulla cessione delle quote delle Poste ha detto che il governo vuole cedere l'intera quota in mano al Ministero dell'Economia e Finanze, quindi 4,4 miliardi. Con le risorse ottenibili dalla dismissione si concretizzerà in una riduzione del debito pubblico che permetterà di risparmiare 200 milioni all'anno di interessi passivi, di interessi, di spesa di interessi, scusatemi, che noi paghiamo ogni anno, sono circa 70 miliardi di euro l'anno che paghiamo di interessi sul debito. Nella prima fase però potremo fermarci al 51% della quota che lo Stato ha in Poste. L'operazione comunque verrà gestita in più fasi in modo da salvaguardare il controllo strategico pubblico sull'asset Poste Italiane. È scorretto parlare di svendita delle Poste, ha detto il ministro
Giorgetti. Anche perché ci sono altre esperienze in cui lo Stato, non essendo al 50%, detiene il controllo, come Eni o Enel. E poi ancora per quella. Per quello che riguarda la ricaduta sulla riduzione della quota pubblica, ha parlato anche l'amministratore delegato di Poste Italiane, non c'è nessuna ricaduta, nel senso la privatizzazione è stata fatta nel 2015, l'azienda è già quotata, quindi non prevedo altre ricadute. Il PD attacca, qual è la linea del governo? E quindi il ministro Giorgetti ha detto che ci darà le Poste in questo momento hanno il 29% in mano al Ministero Economia e Finanze e il 35% in mano alla Cassa Depositi e Prestiti. Quindi Giorgetti dice: ma anche se il Ministero Economia e Finanze esce completamente, resta la CDP che ha il 35%, e noi con una quota del genere gestiamo tranquillamente altri colossi come Eni ed Enel. Critica appunto l'opposizione. Misiani ha detto qual è l'obiettivo finale, è una missione che conferma tutte le perplessità, visto che il risparmio sarà il risparmio di interessi sul debito sarà minore dei dividendi che il Ministero dell'Economia e Finanze incassa ogni anno dai dividendi delle Poste. Questo è un calcolo che andrebbe fatto, cioè è vero che tu incassi 4 miliardi e 4, ed è vero che riduci 200 milioni di interessi sul debito, rinunci però ai dividendi futuri di Poste Italiane. Alcuni dati dell'INPS di oggi e poi andiamo verso il meteo, anzi no, andiamo subito sul meteo e la pubblicità, poi do due dati sull'INPS, sulle Poste, sui pensionati e il livello delle pensioni in Italia, e poi partiamo col primo tema, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. È la natura il grande architetto dei capelli che ha ispirato la formula di Miglio Cress. Dalle ricerche anticaduta, Miglio Cress, forza e densità dei capelli. Miglio Cress, provalo, vedrai. In farmacia ed erboristeria, due confezioni al costo di una. Ah, 24,90 euro. Stimoli frequenti anche notturni? Cara prostata, quanto mi costi? Prostatact compresse di Serenoa Repens. Contribuisce a favorire la funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostatact 60 compresse a 19,90 in farmacia e parafarmacia. Prostatact, cara prostata, quanto mi costa? La ricetta perfetta per la tua casa. Prendi due veli Plus ultra resistenti. Aggiungi dei vortici super assorbenti e fogli più grandi di un normale asciugatutto. Li puoi usare anche nel microonde. Foxy Asso Ultra è l'asciugatutto garantito per il contatto con gli alimenti ed è ideale per tutta la casa, non solo in cucina. Ti basta un solo strappo. Foxy, sempre vicina a te. Per il lavoro che ami c'è un'energia che ama il tuo lavoro. È l'energia di Repower. Efficienza energetica e mobilità elettrica per la tua azienda, elettricità e gas inclusi. Repower, l'energia che ti serve. Tempo in diretta. Ancora maltempo, specie su versante tirrenico e triveneto. Domani in mattinata temporali nelle aree tra Liguria di Levante e Alta Toscana, nonché a nord del fiume Po. Per il resto prevalenza di sole, specie al sud. Col passare delle ore aumento dell'instabilità anche a ridosso della dorsale appenninica, con piogge e temporali via via più frequenti. Poche variazioni invece altrove, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Da oggi c'è una grande novità. Il tuo sgrassatore universale Chantecler funziona anche sottosopra. Pulire i punti più sporchi e irraggiungibili diventa facile, comodo e veloce. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, fino all'ultima goccia, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
Oh Ciccio, ma è vero anche qui quello che hai detto in TV? Signora Mara, certo. Ridillo davanti a tutti se hai coraggio. In poltrone sofà c'è un risparmio fino a 1000 euro sulla collezione Mara. Giuri in giurello? Giuri in giurello? Ma perché? Ciccino, siamo in radio. Io quando non vedo non credo. Ah, e sul resto della collezione il ritiro dell'usato è gratis. Avete sentito anche voi? Ci vediamo in negozio? Oh ecco, almeno lì ci vediamo. Poltrone sofà, solo divani di qualità. E opla. Verificare modelli a disponibilità in negozio. Di professionisti ce n'è di tutti i tipi. Versatili, agili, forti. Ecco perché Citroën offre un'ampia gamma di veicoli commerciali completamente rinnovata proprio così. Versatili, agili, forti e anche allestiti. Ce n'è uno per tutti, una squadra di veri professionisti. Da Amicar Guardjumper troverai il professionista adatto alle tue esigenze, anche in versione 100% elettrica. Approfitta degli incentivi Citroën e scopri in concessionaria l'offerta che fa per te. Maggiori info e consumi ed emissioni su citroen.it. Focus Economia. Minuti, eccola lì. Abbiamo appena fatto tempo a parlare di Stellantis e di chiedere a Tavares di vedere il cammello, oltre che le varie dichiarazioni per gli esuberi annunciati. È appena stata battuta la notizia che ci sono altri 1087 esuberi, in questo caso tra i lavoratori di Stellantis degli stabilimenti di Melfi, Pomigliano d'Arco, Termoli, Cento e Verrone. La FIOM non ha firmato perché ricorda che tra ieri e oggi sono state annunciate 3600 uscite volontarie incentivate. E dice il segretario della FIOM CGL, io non posso dargli torto, perché quello che vediamo, caro Tavares, il piano di dismissione si conferma il piano di dismissione industriale di Stellantis dall'Italia, mascherato dall'esigenza di far fronte alla transizione ecologica. Tavares continua a dire: dovete darmi gli incentivi. Ho capito, ma dove vai a produrre? In Polonia? A questo punto i fornitori in Marocco? E dillo chiaramente. Tanto voglio dire, no, la famiglia Elkan mi sembra che gestisca un ruolo di testimonianza nell'intera vicenda, ma era così fin dall'inizio, si era capito che in cambio di una quota più alta nell'operazione. Poi la governance veniva passata molto probabilmente ai francesi, anche perché, come diciamo fin dall'inizio, non è vero che nessuno lo disse, il fatto che lo Stato francese, essendo presente in Peugeot, sarebbe stato presente anche nel consiglio di amministrazione della neonata, della nascitura Stellantis, e questo poneva uno squilibrio, perché tu hai un membro del CDA che è lo Stato francese, non hai nessun membro del consiglio di amministrazione che rappresenti lo Stato italiano. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Cosa avrebbe fatto lei? Beh, avrei cercato di fare a suo tempo un po' più di moral suasion, o eventualmente ipotizzare anche un ingresso, come è stato fatto da altre parti, dello Stato nel capitale, che adesso è difficile fare qualunque cosa. Io non sto accusando, ho detto il valore di testimonianza non è un insulto, è dire che non mi sembra che vi sia un peso nel consiglio di amministrazione di Stellantis e dell'azionista italiano, ok? Poi se qualcuno mi vuole smentire, dice no, guardi che Elkan, in qualità del ruolo che ha in Stellantis, è intervenuto pesantemente per difendere anche la presenza del gruppo Stellantis in Italia, me lo segnali. Se non ho visto la notizia, se non ho visto queste dichiarazioni, chiedo scusa a tutti, io però non le ho viste. Un privato fa quello che vuole. Certo che un privato fa quello che vuole, però allora a questo punto decidiamo: o chiedi i contributi statali, gli incentivi, e allora non fai quello che vuoi, cioè, e sono soldi pubblici, sono soldi anche miei. Cioè, io non voglio dare i soldi dei contribuenti italiano a Stellantis perché così produca le auto in Polonia che io gli compro, avendo avvantaggiato il prezzo con contributi pubblici. Possiamo almeno dire questo o no?
capito che non puoi farlo solo per Stellantis l'intervento, però insomma dai. Vabbè, due notizie ancora, stavo dicendo, il rapporto dell'INPS, metà delle pensioni in Italia, è il 53,7%, è inferiore a 750 euro. Poi ci sono un paio di notizie che lascio per la classifica. Invece il rapporto, l'indagine del Censis e dell'AIOP sugli italiani e la salute ha dei dati positivi, perché il 48% degli utenti ha un buon giudizio del servizio sanitario della propria regione. Però attenzione, perché se i giudizi negativi sono solo il 9,5% per i residenti del nord-est, chi abita al sud ha il 35% di giudizi negativi. E poi c'è un dato allarmante: il 42% degli italiani con i redditi più bassi ha rinunciato alle cure perché nell'impossibilità di accedere al Servizio Sanitario Nazionale e non può sostenere i costi della sanità a pagamento. E questa è la criticità, ma già ieri lo dicevamo, quando fai i sondaggi con gli italiani, la prima voce, ieri il tema era il PNRR, dove dovrebbero essere spesi i soldi? Infermieri e ospedali, l'ha detto molto chiaramente a tutti gli intervistati. E poi la diga di Genova, l'ANAC ha contestato 7 profili critici. La diga di Genova, che vale 1,2 miliardi, era il progetto bandiera del PNRR della Liguria, è uno dei progetti più importanti in generale come singolo progetto nel PNRR. Dice il governatore Ligure, Totti, è stata contestata per un vizio di forma ed è una diga fondamentale per il nostro futuro. In procura non è arrivato nulla da parte dell'ANAC, ma vista la competenza potrebbe aspettare all'EPPO, la procura europea. Ultimo dato che conferma quello che dicevamo ieri, l'altro ieri, sul potere d'acquisto degli italiani, che è calato del 10%, che è calato più al nord che al sud, e questo strideva con però le indicazioni che stanno arrivando per le vacanze pasquali, per esempio. Beh, adesso stride meno, perché il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti ha detto sì che sono previste oltre 7 milioni di presenze, con un aumento dell'1,2%. Però attenzione, questo 1,2% è frutto di un più 3% degli stranieri e di un meno 0,8 degli italiani. E lo dice anche Assoturismo, la domanda interna, la domanda degli italiani è indebolita, tutti i dati vedono, quindi è solo l'effetto stranieri, gli italiani vanno anche, andranno meno in vacanza quest'anno. Nord-ovest, più 4,2% stranieri attesi, meno 0,4% di italiani. Centro Italia, più 3,5% stranieri attesi, meno 1% di italiani. Sud e isole, meno 0,4% di italiani, più 2,3% di stranieri. Nord-est, meno 1,1% di italiani, più 2,7% di stranieri. E questo si chiama calo del potere d'acquisto e viene riequilibrato solo dagli stranieri, dove invece gli stipendi in questi anni si sono mossi, e parlo dell'Europa, ma non solo, in maniera diversa. Da qui parliamo subito, partiamo e restiamo sul tema economico del territorio per parlare di quanto è emerso, anche di questi temi, potere d'acquisto, salari, al Festival delle Città d'Impresa, che ha avuto luogo da venerdì 22 a domenica 24 marzo a Vicenza. Ascoltatore, adesso andremo a verificarlo, che c'è uno studio del Politecnico di Milano di fattibilità sulle auto tutte elettriche, devo verificarlo, però nel caso in cui ATM, cioè la municipalizzata dei trasporti di Milano, avesse tutto il parco circolante elettrico,
non basterebbe l'energia delle abitazioni di Milano. Adesso andiamo a verificare questo studio. Ma io ripeto, vorrei degli studi. Quanta energia, cioè, immaginiamo di arrivare al 50%. Quanta elettricità dovremmo produrre? Come la produciamo? Col carbone? Così il CO2 che non emette il tubo di scappamento lo emette la fabbrica per produrre, l'impianto per produrre elettricità a carbone? Ma con le centrali nucleari, vabbè, a parte che ci vogliono 15 anni, ma decidiamo adesso che da qua al 2035 quante centrali nucleari servono? Boh, non so. Nessuno sa niente. Tutti sanno solo che bisogna arrivare al 2035 all'elettrico. Bello. Come? Boh. Filiberto Zuvico, amministratore unico di Post Editori, fondatore di Italy Post, nonché il grande organizzatore della Kermesse di Vicenza, di Città Impresa, Bergamo, Vicenza, Galileo Festival a Padova, Trieste Next, ricerca scientifica, Green Week Festival, Green Economy a Trento, anche Radio 24 partecipa ad alcuni di questi appuntamenti. Buonasera. Buonasera, dottor Barisoni. Senta, mi dica semplicemente, visto che noi affrontiamo i temi, il potere d'acquisto, tra l'altro che, come ci ha detto l'Istat, la povertà assoluta è aumentata al centro-nord, è diminuita al sud, il potere d'acquisto, ce lo ricordavano i nostri ospiti in questi giorni, è calato molto di più al nord per via dei mutui, caro case e quant'altro, che al sud. Che cosa è emerso, visto che voi avete un panorama e un panel, diciamo così, di aziende sotto i 500 milioni soprattutto. Che cosa è emerso da queste giornate di lavoro? Le preoccupazioni da un lato, ma anche le opportunità. Sì, ha detto bene, insomma, questa dell'aumento, come dire, anzi della diminuzione del potere di acquisto è uno dei temi assolutamente centrali, delle incertezze che hanno le imprese in questo momento, nel senso che con consumi che flettono è evidente che bisogna prendere delle contromisure, soprattutto per esempio per chi lavora nella GDO e nei mercati di questo tipo. Insomma, sono tante le aziende che stanno frenando la loro corsa per questo tipo di ragioni, e questo è uno dei motivi delle incertezze. L'altro grande motivo di incertezza è la situazione geopolitica. C'è molta, come dire, preoccupazione per quello che sarà il voto americano e per la frenata del mercato tedesco, che oggettivamente probabilmente sarà molto più lunga di quello che si immaginava qualche mese fa. Le imprese, diciamo, italiane hanno la fortuna di essere estremamente flessibili. Il fatto di essere piccoli da un certo punto di vista in questo momento storico, di fronte a situazioni di emergenza di questo tipo, però le sta favorendo rispetto alle aziende più strutturate di mercati come appunto la Germania, e di conseguenza cercano, come dire, attraverso la flessibilità, per esempio, di andare a cercare mercati laddove prima non, come dire, erano limitati, come per esempio l'India, e superare così lo scoglio della Germania. Sentivo prima che parlava del tema dell'auto elettrica, è evidente che la crisi dell'auto, dell'industria tedesca, i nostri piccoli e medi imprenditori stanno cercando di bypassare le situazioni in questo modo. Questo mi pare che sia stato un po' il clima che si respirava tra gli imprenditori al festival. Quindi, ho ben capito, preoccupazione chiaramente per la Germania. E per i consumi interni, che mi sembra che sia emerso anche da voi, che sono fermi, insomma, aumentano in valore, calano in volume, si chiama effetto inflazione, compri di meno, lo paghi di più. E poi lo vediamo, io ho capito che c'è tutto il traino degli stranieri, ma non è che possiamo affidarci solo agli stranieri, lo dico a tutto il mondo del retail. E aggirare, tra virgolette, alcune difficoltà della Germania andando anche su altri mercati. Ma è vero che che da questo punto di vista si è molto parlato anche di India, e che diagnosi è uscita sulle difficoltà che sta attraversando la Cina?
Sulla Cina gli imprenditori ci dicono che sono tutti in frenata, sia per ragioni geopolitiche ma anche perché il mercato cinese dal loro punto di vista è in frenata. Ma parlo di aziende come per esempio i colorifici, ecco, no? Mentre tutti ci stanno parlando non solo in settori tradizionali come quelli legati, diciamo, ai macchinari per l'agricoltura, ma appunto anche ad altri settori, ci stanno parlando di una spinta notevole in India e negli Stati Uniti per certi aspetti, ma soprattutto in India, e questo sembra essere diventato uno dei mercati di sbocco più promettenti. Le imprese italiane ormai sono tutte internazionalizzate, quindi, come dire, si muovono nello scenario globale, certo, da questo punto di vista. Dopodiché tutti ci dicono che il 2024 sarà un anno complessivamente critico, e anche per esempio molte di queste aziende che negli anni scorsi hanno cercato, come dire, di combattere l'effetto di inflazione attraverso dei bonus rilevanti, ci sono imprese che hanno rilasciato bonus anche da 5-6 mila euro, di queste imprese molto performanti, perché si rendono conto che se i loro lavoratori non stanno bene, diciamo, ma a parte che se ne vanno, perché c'è molta domanda, per cui esatto, c'è molta domanda, e dall'altra parte, come dire, sanno che hanno realizzato profitti e quindi che ci sono dei momenti nei quali però non puoi andare avanti solo con il bonus. Tra l'altro, se ho ben visto il PIL, il think tank tedesco che oggi si è unito a Berlino, stima una crescita quest'anno della Germania quasi inesistente, più 0,1. L'interscambio Italia-Germania l'anno scorso è calato del 2,5%. Può sembrare poco, però in realtà, siccome parliamo di 164 miliardi, questo vuol dire che le esportazioni verso la Germania hanno fatto meno 3,7 e l'import a 75 miliardi. L'import è calato dell'1,5 a 90 miliardi. È il primo partner commerciale dell'Italia, Lombardia in primis, poi Veneto, Emilia Romagna, però insomma difficoltà, gli ordinativi industriali diffusi una settimana fa citavano un altro calo del meno, quasi 1% negli ordinativi tedeschi. Interessante quindi la spinta su altri mercati a partire dall'India. Senta, Zovico, il tema del reperimento, lei ha detto che molti hanno citato il tema del reperimento dei consumi interni, dei consumi deboli e al palo. Il tema del reperimento della forza lavoro, il famoso mismatching. Quel tema lì ormai è diventato la seconda principale preoccupazione delle imprese, nel senso. La prima qual è? La prima è appunto l'andamento dei mercati globali, la guerra, cosa potrà succedere nel caso di un cambio di governo negli Stati Uniti, e così via. Quindi, diciamo, argomenti di scenario, ma l'elemento delle risorse umane ormai è diventato centrale al punto tale che sempre più imprese cominciano, per esempio, ad erogare dei bonus bebè da 5-6 mila euro a figlio, oppure fanno un'altra cosa, ma di questo forse ne avete già dato notizia, perlomeno l'ho letta sul Sole 24 Ore qualche settimana fa, cominciano a fare formazione nei paesi africani in maniera tale da permettere l'importazione di lavoratori che è legalmente concessa in deroga, diciamo, a una serie di blocchi appunto sull'immigrazione, e sono sempre più le imprese che vanno soprattutto nei paesi del Nord Africa a costruire scuole di formazione per portare lavoratori, perché il problema oggettivamente c'è. Tanto è vero che in termini di costo aziendale il costo del lavoro sta aumentando comunque moltissimo. Poi il tema vero è cosa arriva in tasca ai lavoratori. Certo. Allora, vedo molti messaggi, non ce la fate proprio a parlare di salario minimo. Io ho sempre, ne ho parlato anche ieri, di salario minimo, se non di salario minimo, di altre
di altre formule, diciamo, per garantire. Vedo che il ministro Calderone anche oggi ha detto no, il salario minimo non è la soluzione, sono i contratti di lavoro. Sì, faccio notare che alcuni vengono fermati, più o meno contratti pirata, ben sotto i 9 euro. Io penso che ci sia un problema di consumi interni. Le imprese, come ricordava adesso Filiberto Zovico, fanno quello che riescono per tenersi i lavoratori, considerate anche il carico fiscale che c'è. Però poi questo vale per il mondo manifattura, dove ci sono, insomma, contratti, c'è il secondo livello. Andiamo a vedere il mondo dei servizi e secondo me, se dovessimo andare nel mondo dei servizi, troveremmo in molti casi un'altra fotografia. Grazie anche, e poi lo rincontreremo perché appunto seguiremo altri eventi come Radio 24. Grazie a Filiberto Zovico, amministratore unico di Post Editori. Andiamo su GR24 e poi le decisioni sui bonus edilizia del governo di ieri e le stime di Prometeia sul PIL italiano. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Vi svelo il segreto di una pelle più luminosa. Una buona idratazione e acqua Rocchetta mi idrata mentre mi disseta. Per questo Rocchetta e la mia pelle sono ottime amiche, perché Rocchetta mi depura e mantiene la fisiologica rigenerazione delle cellule della mia pelle. Parola di Michelle. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin. Squarna? A scarna? Usguarna? Non importa come lo dici, conta quello che fa e come lo fa. Il robot tagliaerba Husqvarna rende il tuo prato perfetto ogni giorno in totale autonomia e senza emissioni. Vai sul sicuro. Oltre 3 milioni di persone lo hanno già scelto per l'affidabilità. Comunque si dice Husqvarna ed è in offerta. Visita husqvarna.com. Da Conad la Pasqua è ancora più buona. Fino al 30 marzo, uova di cioccolato Sapori e Idei Conad a 9,90€ e tanti altri prodotti in offerta per vivere una Pasqua tra i sapori e profumi della primavera. Conad, persone oltre le cose. 32 pacchi per 27 chilometri diviso 8 consegne, più comodità, meno problemi. A conti fatti, la soluzione è la gamma di veicoli commerciali Toyota Professional. Scopri il nuovo Pro A-City, tuo da 149 euro al mese con l'Hisper Drive, TAN 599, TAEC 788, 47 rate, anticipo 4.784 euro, valore di riscatto 8.112 euro, IVA esclusa, info su toyota.it. Chi in borsa Frigo se le mette in sacchi, zaini o borsette, sono le pratiche vaschette di Citterio Sofficette. Il cuore del prosciutto cotto con solo il 3% di grassi, le sofficette Citterio, le originali. La consulenza su misura per te, con gli esperti del Sole 24 Ore. In occasione del 40° anniversario dell'Esperto Risponde, 4 pratici volumi con le risposte e i chiarimenti ai principali temi di attualità. Dalle regole di condominio alle norme sulle pensioni, dai diritti sui temi di famiglia alle partite IVA. I quaderni dell'Esperto Risponde. In edicola ogni mercoledì con il Sole 24 Ore a 1€ in più. Mercoledì 27 marzo e 3 aprile i primi 2 volumi dedicati a casa e condominio. E famiglia. Le 18. GR24. Il Sole 24 Ore. Nessun cessate il fuoco in Medio Oriente, Israele progetta l'operazione di terra su Rafah, Meloni in Libano. Tajani sui test psicoattitudinali agli aspiranti magistrati, non sono un'offesa, Gratteri facciamoli anche ai politici. Assicurazioni RC Auto per il Codacons con gli aumenti, stangata da 780 milioni. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Medio Oriente, stasera la Premier Meloni sarà in Libano mentre si infiamma il confine del paese con Israele. Le relazioni di sicurezza fra Israele e gli Stati Uniti sono forti e lo resteranno, ha scritto sui social il ministro della difesa Gallant al termine di una visita a Washington. Non possiamo fare compromessi sull'esito della guerra, ha aggiunto, e non abbiamo il diritto morale di fermarci prima di aver ripreso gli ostaggi ed abbattuto Hamas. Nonostante le pressioni internazionali per l'applicazione della risoluzione ONU per il cessate il fuoco, i combattimenti continuano. Gli Hezbollah hanno sparato razzi sulla cittadina di Kiryat Shmona in risposta al raid israeliano della scorsa notte in territorio libanese. Prosegue anche l'assedio dell'esercito israeliano all'ospedale di Al-Shifa, Gaza City, che prende poi di mira anche Jenin in Cisgiordania e Rafah nel sud della striscia. Secondo fonti egiziane, inoltre,
Israele sta progettando di dare il via a fine aprile alla discussa operazione di terra su Rafah, prevedendo l'evacuazione di massa e controllata di 1,5 milioni di civili che sono confinati nell'area, il che preoccupa e non poco le vicine autorità egiziane. Incontrando il ministro della difesa israeliano Gallant, il capo del Pentagono Austin ha ribadito supporto e comprensione ad Israele. Gaza is suffering a humanitarian catastrophe. Ma ha anche detto che a Gaza è in corso una catastrofe umanitaria e che bisogna portare più aiuti via terra. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Almeno 19 persone ferite, compresi i bambini. Così sui social il presidente ucraino Zelensky sul bombardamento russo a Kharkiv. Un'esplosione è avvenuta in un parco giochi tra due condomini. Il rafforzamento della difesa dell'Ucraina e l'accelerazione della consegna degli F-16 all'Ucraina sono vitali, ha aggiunto Zelensky. Non si spiega perché non abbiamo i Patriot per difenderci dai terroristi russi. Andiamo in Italia, nell'ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare antimafia che si terrà la prossima settimana saranno valutate le richieste di audizione del sindaco di Bari Antonio De Caro e del presidente della Puglia Emiliano in merito alle vicende legate ai rischi di infiltrazioni mafiose nel comune di Bari. Le richieste arrivate ad alcuni membri della commissione saranno quindi valutate ed eventualmente calendarizzate. I test psicoattitudinali non lo trovo affatto offensivo né una violazione dell'autonomia della magistratura, perché il test si fa a chi vuole diventare magistrato, non a chi è magistrato. Non capisco perché tanta agitazione. Così il ministro degli affari esteri italiani a Napoli, nel capoluogo campano. Oggi il procuratore Nicola Gratteri ha affermato che i test psicoattitudinali andrebbero praticati a tutti coloro che occupano posizioni apicali nella pubblica amministrazione e a chi ha responsabilità di governo, affiancando a questi anche il narcotest e l'alcol test. Indagato il fidanzato per la morte di Roberta Bertacchi, 26 anni, trovata morta a gennaio nella sua casa. Sentiamo. C'è un indagato per la morte di Roberta Bertacchi, la ragazza di 26 anni originaria di Ruffano, ritrovata morta nella sua abitazione alla periferia di Casarano in Puglia all'alba del 6 di gennaio. La giovane è stata ritrovata impiccata con una sciarpa del Casarano Calcio legata intorno al collo, che era stata regalata dal suo fidanzato. Ora è lui, Davide Falcone, 34 anni, ad essere finito nel registro degli indagati nel fascicolo coordinato dalla PM Simona Petrolo, che era inizialmente a carico di ignoti. È indagato per maltrattamenti e istigazione al suicidio. La sera prima della morte della giovane, secondo alcuni testimoni, la coppia aveva litigato vivacemente in un pub. Poi erano andati a casa. Raggiunti da alcuni amici, avevano continuato la lite. Davide Falcone, accanito tifoso del Casarano Calcio, nel frattempo è finito in carcere ed è qui che è stato raggiunto dal provvedimento del PM. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La risalita delle tariffe RC auto determina una stangata da circa 780 milioni su base annua a carico degli automobilisti italiani. Lo afferma il Codacons commentando i nuovi dati sulle assicurazioni forniti oggi dall'ISVAS. È tutto, vi lascio ancora in compagnia di Sebastiano Barisoni con Focus Economia. GR24 torna alle 19. Piacenza, la terza edizione della Pipeline and Gas Expo degli Utility Construction Show e l'edizione inaugurale di CyberSec Expo dedicata alla Cyber Security dal 29 al 31 maggio 2024. Info at mediapointsrl.it. L'amore, quello vero, ti fa sentire le farfalle nello stomaco. La pasta, quella vera, anche i rigatoni e gli spaghetti e i fusilloni. Pasta Garofalo, anzi Garofalov, l'amore, quello vero. Colette, cosa guardiamo stasera? Lo so che sei innamorata del protagonista, piace anche a me, ma non possiamo guardare sempre Rex. Tu, Ari, cosa ne pensi? Ratatouille, ci avrei scommesso. Voi ragazzi che dite? Chissà perché immaginavo che sareste state tutte d'accordo. Sono Giulia Crivelli e come tante italiane e italiani condivido la casa e il cuore con dei pet, degli animali da compagnia.
cani e gatti, ma anche criceti, galline, carie peruviane. A tutti loro è dedicato Animale a chi, il nuovo podcast di Radio 24 che racconta ogni settimana il rapporto unico tra gli animali e i loro umani. Animale a chi, il podcast originale di Radio 24 dedicato al mondo dei pet, è disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Supported by Purina, da 130 anni qualità e innovazione per il benessere dei pet. Focus Economia. Naturalmente queste misure sono misure tese a chiudere definitivamente diciamo la eccessiva generosità di una misura che, come è noto, ha causato gravi problemi alla finanza pubblica e i cui effetti definitivamente potremo in qualche modo contabilizzare tra pochi giorni, quando si chiuderà la finestra per il caricamento di tutti i lavori, le fatture eseguiti entro il 31 dicembre del 2023. Il governo ha approvato un decreto legge in materia di bonus edilizi energetici che sostanzialmente elimina ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie che ancora lo prevedevano. Inoltre abbiamo eliminato la disposizione dell'istituto della remissione in bonus che avrebbe consentito sino al 15 ottobre 2024 appunto le correzioni con il pagamento di una minima sanzione di tutte le comunicazioni già intervenute. Abbiamo poi previsto per tutte le nuove fattispecie una comunicazione preventiva, cioè nel momento in cui si inizia il lavoro, o meglio la progettazione e quindi poi il lavoro, la presentazione del lavoro, in modo di avere un monitoraggio preventivo rispetto al fenomeno e non semplicemente al momento in cui le fatture vengono caricate sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda il Ragioniere Generale dello Stato, non mi sembra il caso di discutere qua. Il fatto che introduciamo delle norme, diciamo così, di monitoraggio testimonia il fatto che queste misure sono nate in modo totalmente scriteriato e hanno prodotto dei risultati devastanti per la finanza pubblica. Allora, questi tre dei passaggi principali della conferenza stampa del Ministro Giorgetti ieri, dopo il Consiglio dei Ministri, che ha avuto una novità. Non solo novità economica, novità tout court, perché nessuno si attendeva, chiedo conferma a Gianni Trovati. Gianni, buonasera. Buonasera a voi. Nessuno si attendeva che il governo arrivasse con il dossier per fermare complessivamente il meccanismo della cessione dei crediti di imposta. Ho visto che Forza Italia oggi dice qualche miglioramento può essere fatto, modifica può essere fatta in Parlamento, mentre Giorgetti oggi ha confermato che, ma l'abbiamo già detto, della parte privatizzazione sulle poste, i 4 miliardi e 400 milioni. Torniamo ai super bonus. Allora, abbiamo fatto ascoltare anche, non sono solo i super bonus, sono anche i bonus, non solo il 110. Abbiamo fatto ascoltare l'ultimo passaggio sul Ragioniere Generale dello Stato, perché è chiaro che quello che è emerso è che c'è stato, diciamo, una totale sottovalutazione dell'impatto di almeno 45 miliardi. Allora, Gianni, vorrei capire con te che cosa è deciso, che cosa si blocca con il decreto. Alcuni mi scrivono, ma vale anche per le onlus e quant'altro, e
poi andiamo a capire qual è la stima che sta montando del costo per lo Stato e di come la scaricheremo. Beh, allora, si blocca tutto il bloccabile, nel senso che erano ancora in vigore delle misure, per esempio il sisma bonus, che ancora prevedevano lo sconto in fattura e la cessione del credito, come accaduto per il super bonus fino a poco fa. E questo sostanzialmente si blocca, si introducono dei monitoraggi preventivi anche sulla fruizione di tutti gli altri crediti d'imposta, anche quelli delle imprese, quelli prodotti dal vecchio aiuto alla crescita economica, all'incentivo fiscale, alla capitalizzazione delle imprese, quelli prodotti dagli investimenti innovativi di transizione 4.0 e così via, proprio per cercare sostanzialmente due cose: di minimizzare i costi ancora di questi crediti, in particolar modo di quelli edilizi ovviamente, sul deficit del 2024, perché il deficit del 2023 si è già diciamo moltiplicato tre volte, si moltiplicherà una quarta verosimilmente con il DEF di metà aprile, ma vabbè, quello del 2023 è andato, tanti saluti. Il problema è il 2024, perché nuovi costi sembrano emergere extra anche sui conti di quest'anno, e quindi il governo prova a chiudere diciamo così questi rubinetti ancora aperti, anche perché tutti questi costi, ormai lo abbiamo imparato, che si vedono sul deficit prima, poi si vedono sul deficit dopo, sul debito dopo, e quindi tu in termini di debito pubblico lo paghi questo conto salatissimo, come ha detto il ministro dell'economia ieri, per più anni, 24, 25, 26, impedendo di fatto qualsiasi di manovra al paese. Allora, io non voglio polemizzare, non polemizzerò con chi difende i vari bonus. Io ho attaccato il 110 perché non poneva un limite l'ISEE al valore dell'immobile. Il 110 a me paradossalmente poteva anche convincere, perché permetteva di fare ristrutturazioni a chi non può andare in credito d'imposta con lo Stato, perché ha guadagni minimi, non è sicuramente una persona abbiente, non se ne fa nulla di un credito d'imposta, e quindi poteva dire vabbè, anche però dovevi limitarlo alle zone più degradate, alle periferie, a redditi medio-bassi, e quindi non ai castelli, non alle ville monofamiliari, non alle villette al mare, per essere ancora più chiari. Ce l'ho anche con tutti gli altri bonus, perché guardate che è inutile girarci attorno, l'Italia è stato il paese più generoso con i bonus all'edilizia. Sappiamo che le truffe più grosse, ma non voglio anticipare la classifica, arrivano dagli altri bonus, facciate, sisma. Anche qui io voglio capire, un conto di fare la facciata di un'area disagiata, non ho capito perché bisogna usare un credito d'imposta, quindi soldi dello Stato, per rifare la facciata del palazzo storico in area C o in centro storico che vale milioni di euro. Non l'ho capito, ok? Perché non è scritto da nessuna parte che per se io faccio un lavoro dell'edilizia deve avere il contributo dello Stato. Però detto questo, Gianni, a quanto ammonta il calcolo? Perché tu hai scritto 150 miliardi solo per il super bonus o per tutti i bonus? No, per il super bonus c'è da dire che da quando ho scritto 150 miliardi sono passate un paio di settimane e quindi potrebbe essere ulteriormente. Cioè solo il super bonus andrà a impattare per 150 miliardi. Sì. Ad ora. Noi avevamo fatto un calcolo. Che faccio? Lascio. No, ma dico. No, dico perché ne avevamo parlato qualche settimana fa. Perché c'è sempre qualcuno che mi dice, ma lei non considera l'IVA. No, io considero l'IVA. Guardate che nuove stime, levando 20 miliardi di IVA, restano 150 miliardi di costo per il debito pubblico per tutti ma noi. Ma il punto è sostanzialmente che, come dimostra per tabulas, l'andamento del deficit del 2021, 2022, 2023, tu puoi calcolare tutto quello che vuoi, ma i costi sono largamente superiori alle entrate. In termini fiscali il deficit non sarebbe stato per tre anni abbondanti nei dintorni dell'8%, lascia stare il 2020 quando c'è stato il crollo del PIL ovviamente, se non ci fosse stato questo effetto. Basta vedere i documenti di finanza pubblica. Il deficit del 23 era stimato al 4,5% del PIL nel DEF di aprile, era diventato il 5,3% nella NADEF di ottobre, è diventato il 7,2%
nei conti dell'Istat del primo marzo e diventerà, diciamo, il 7,6, 7,8, quel che sarà, nel DEF sarà approvato appena dopo Pasqua. Naturalmente le entrate dell'IVA, come le entrate del gettito fiscale, entrano perché sono entrate nei conti dello Stato. Il deficit è il saldo fra entrate e uscite. Allora, quindi, come allora, dire, aggiungo. Abbiamo un deficit che sta viaggiando di 3 punti percentuali mal contato più delle attese. Questo pone A, un dubbio serio su come abbia fatto però Gianni i calcoli della ragioneria dello Stato. B, vuol dire che tu 3 punti percentuali di deficit in più sono mal contati circa 50 miliardi all'anno in più. Sono 50 miliardi che ti vanno a pesare sul deficit e poi sul debito. Sono 50 miliardi che tu avresti potuto fare di deficit magari spendendo in ospedali e non in villette monofamiliari. Magari non tutti, ne spendevi 20, un punto, ecco, di PIL, 18 in ospedali, infermieri, strutture ospedaliere, e gli altri non li portavi a deficit, perché questo debito poi va pagato. Il deficit diventa debito, il debito va rifinanziato. Va rifinanziato con emissioni di titoli di Stato che hanno un rendimento e quindi costano. Ok? Nulla è gratis in economia. Qualcuno mi continua a scrivere: non esistono pasti gratis. Se il pasto è gratis, sono due possibilità: o te lo sta pagando qualcun altro, oppure l'oggetto del pasto sei tu, come dicono gli americani. Se qualcosa è gratis, vuol dire che l'oggetto dell'acquisto sei tu. Si dice spesso quando uno ottiene cose gratis in cambio dei dati personali. Allora, tornando a noi, Gianni, quanto limita questo spazio di manovra nei prossimi anni? Ma diciamo che le stime... Cioè, quanto dobbiamo scaricare all'anno per i prossimi anni? Facciamo 30 miliardi, nel senso che le stime, cioè è una manovra e mezza. Le stime di alcuni mesi fa del Tesoro parlavano di una ricaduta in termini di debito nell'ordine medio dei 24 miliardi anno per quest'anno e i prossimi due, ma nel frattempo il calcolo della spesa è cresciuto di un 30% e quindi quei 24 diventano 26, 27, 28, si avvicinano ai 30 miliardi, e questo vuol dire che tu hai una manovra abbondante già fatta prima di fare qualsiasi tipo di manovra. C'è anche un ultimo dato, se ho qualche secondo, sulle ricadute in termini di PIL. C'è un grande dubbio legato per esempio all'esperienza del 23. Nel quarto trimestre del 23 c'è stata una spesa nell'ordine di 60 miliardi di euro, che sono 3 punti di PIL. Si ricava dai dati Istat, il PIL nello stesso periodo è cresciuto dello 0,2, quindi 3 punti di PIL di spesa, 0,2. Sì, guarda, io sono anche più radicale. La domanda è se tutta quella spesa corrisponde a lavori veri. Ecco, allora, noi abbiamo speso 3 punti di PIL, cioè circa 60 miliardi, ma il PIL è cresciuto molto, molto meno. Questo sta dicendo quasi niente. Quindi, dov'è questo effetto sul PIL? Chiedo agli ascoltatori. A chi mi continua a dire inviti 5 Stelle, lei non ha contraddittorio, ma io non è che trovati fa parte del governo, io non ho un politico, c'è un collega che si chiama Gianni Trovati, e analizziamo i numeri. Poi, se lei è innamorato del super bonus, va benissimo, probabilmente ne ha beneficiato, ma io devo analizzare i numeri, devo vedere il fatto che l'effetto sul PIL non riusciamo a registrarlo. Ho capito il 2020, c'era la pandemia, il problema è stato rifarlo nel 2021, nel 2022, nel 2023, anche i partiti che sono al governo. Non è solo i 5 Stelle, penso alla Lega che si era inalberata quando Draghi voleva eliminare alcune tipologie abitative, se non ricordo male, le monofamiliari, nell'idea che chi vive in una monofamiliare magari non è poverissimo. Comunque, al di là di questo, sull'effetto sul PIL, guardate, io lo penso in maniera ancora più radicale rispetto a Gianni Trovati, ma se noi avessimo speso 150 miliardi per dare un pasto gratis, che gratis non è perché sono soldi pubblici, non so, a tutti i redditi sotto i 35.000 euro, questa soglia che piace, ti offro una cena gratis. Anche quello faceva aumentare il PIL, il cibo spesso è italiano, i camerieri vivono in Italia, il ristoratore vive in Italia, quindi c'era un impatto ancora più, il materiale non arriva magari dall'estero, spero almeno.
Anche quello fa aumentare il PIL. Che cosa vuol dire? A questo punto diamo la cena gratis a tutti una volta a settimana, sotto i 35.000 euro paga lo Stato. Stiamo scherzando. Comunque, Gianni, l'ultima domanda riguardava la ragioneria dello Stato, perché ho capito che Giorgetti dice Biagio Mazzotta non ne parliamo qui, però poi ha anche aggiunto abbiamo messo tutto un insieme di monitoraggi perché quello che c'era non funzionava. Allora, com'è possibile non aver visto che il topolino stava partorendo una montagna, ok? Nel senso che stava, che era l'effetto slavina quello che stava arrivando, perché qua ballano almeno 45 se non 50 miliardi di sottostima. Che di più. Sul piano tecnico il problema è nato dal fatto che le stime sono state fatte sulla base dell'esperienza dei bonus precedenti, ma qui avevamo un inedito, cioè un bonus superiore al 100%. Questo ha innescato una dinamica completamente priva di precedenti e quindi difficilmente calcolabile a priori. Detto questo, con uno sforamento di questa entità è complicato individuare una sola responsabilità, nel senso non è che si può dire è colpa del ragioniere generale dello Stato. Qui è stato un ragioniere generale dello Stato che verosimilmente negli anni passati ha anche, come dire, ha provato ad alzare delle barriere contro le quali però la politica si è quasi unanimemente opposta. Allora, qui il tema è una responsabilità collettiva che è evidente anche dal fatto che in questo paese, quando è emerso due settimane fa dall'Istat che noi avevamo fatto 39,5 miliardi di deficit in più del previsto nel 2023, il giorno dopo non è successo quasi niente. Il dibattito politico ha parlato delle imminenti elezioni in Abruzzo, molto importanti naturalmente per chi vive in Abruzzo, un po' meno per chi vive nelle altre regioni. Cioè, non è successo il casino che si poteva immaginare con un dato di questo tipo. Perché? Perché è una sottovalutazione complessiva, c'è sempre l'idea che alla fine sto debito non lo si paga, lo paga qualcun altro, eccetera, e in un contesto, diciamo, politico e culturale di questo tipo è complicato anche per le strutture tecniche come dire indirizzare la politica economica. È molto giusto quello che stai ricordando, perché in Francia due giorni fa è scoppiato un casino tra maggioranza e opposizione per sette decimali di PIL non abbiamo neanche il telefono. Però è scoppiato un casino perché hanno beccato un deficit che è andato sopra al 5-7%. Da noi, attenzione, la stima che stavi ricordando, il deficit è cresciuto invece che, adesso devo riprendere tutte le stime che mi hanno fatto fare, invece che di 2 punti percentuali di più. Il deficit è salito al 5-3% nel 2023. Quest'anno rischia di viaggiare non so dove, ma allora, il deficit 2023 era stimato al 5-3%, si è attestato al 7-2, giusto Gianni? Due punti per ora. Ora, in Francia è venuto fuori un casino, qua non se n'è accorto nessuno. 0,7 punti in Francia, 2 punti percentuali in Italia in più, cioè sono quasi 40 miliardi di deficit in più l'anno passato. Adesso io ringrazio Gianni Trovati e saluto, poi la riprenderò domani, l'ospite di Prometeia, perché sul deficit di quest'anno, rapporto deficit-PIL, pesa anche il rallentamento del PIL. Il governo continua a averlo all'1-2%, ma qua tutti ci dicono che faremo lo 0,7. Al di là di questo, è probabile, anzi quasi sicuro, Gianni, che il deficit al 4,3% sia una chimera quest'anno. Aggiungo e chiudo, attenzione, nella spesa dei vari crediti d'imposta su super bonus e bonus è entrato anche il PNRR, perché nel conteggio delle spese del PNRR sono stati assorbiti 27 miliardi di crediti d'imposta per i super bonus che chiaramente avrebbero potuto essere usati per altre cose. A chi mi dice ha fatto un esempio assolutamente non calzante tra dare qualcun altro, fatti i calcoli, sarebbero stati 2.500 euro a ogni italiano, bambini inclusi, però l'ho fatto volutamente, non è che sto dicendo che spendere in riqualificazione urbana sia uguale a offrire la pizza gratis a tutti gli italiani, a parte che con 2.500 euro a testa ne mangiavamo di pizze.
Ho detto solo che se continuiamo a dire però il PIL ne ha avuto un beneficio, trovati, vi ho appena spiegato che nel terzo trimestre questo beneficio non si è avuto, e qualunque spesa pubblica ha a un certo momento un beneficio sul PIL. Ecco perché ho fatto l'esempio, anche regalare pizza gratis ogni settimana avrebbe avuto un beneficio sul PIL in termini di consumi, e magari la pizza si fa con materiali italiani. Non è questo il punto, il punto è capire se te lo puoi permettere e se questo poi lascia un qualcosa per il futuro, perché se costruisco una ferrovia o permetto a un'impresa, a un negozio di investire in macchinari, immagino che sia più competitivo il paese con la ferrovia e l'impresa con i macchinari. Se ho permesso di far rifare la facciata del palazzo signorile in centro storico con lo sconto dell'80%, non ho capito come il paese sia più competitivo, ho capito che c'è un beneficio enorme per il proprietario dell'immobile, che probabilmente è uno di quelli che mi scrive e mi insulta. Ringrazio e posso solo salutarlo e chiedo venia, ma il tema oggi era molto ampio. Ringrazio il dottor Lorenzo Forni di Prometeia. Buonasera dottor Forni. Mi sente? Buonasera. Il programma io la devo rimandare domani perché mi interessa molto il vostro rapporto, avete stimato un leggero miglioramento del PIL ma solo dello 0,7%, quindi do appuntamento a dottor Forni, a Prometeia domani, e a tutti voi dalle 17 in poi.